Adesso cambiamo argomento, parliamo di attualità perché proprio oggi si attende la decisione che arriverà dalla cabina di regia del governo per tutta una serie di nuove restrizioni che andranno sia da un consiglio rafforzato sia fino a appunto vere e proprie decisioni che diventeranno sicuramente decreto. Per parlare di tutto questo, noi vogliamo tracciare, diciamo, due filoni, quello che riguarda gli eventi all'aperto, in particolare quelli della città di Arezzo, che prendiamo ad esempio con tutto il grande evento della città del Natale, e poi parliamo anche dei locali, delle discoteche, ecco cosa si aspettano da queste decisioni. Dunque abbiamo invitato l'assessore del Comune di Arezzo Simone Chierici, che ringrazio per essere qui, e il Buongiorno. presidente provinciale SILB, il nostro Stefano Lanini. Benvenuti. Buongiorno. Allora, grazie, lo ripeto perché insomma non è facile trovare il tempo, sono giorni febbrili per chi si occupa di questi eventi, quindi ringraziamento doppio per essere qui con noi a parlarne per i nostri telespettatori. Vado dall'assessore Chierici, ecco, quali sono le situazioni che si prospettano per il proseguo della città del Natale dopo le decisioni che si stanno ipotizzando, quindi un rafforzamento dei controlli e anche probabilmente, non sappiamo, insomma, la necessità di un tampone per entrare all'interno di questi eventi. Beh, siamo in attesa di vedere quali saranno queste decisioni che per ora sembrano piuttosto così, buttate là, confuse. È chiaro che qualunque decisione verrà presa, avrà degli impatti su quello che è la riuscita da ora in poi della manifestazione, perché già noi siamo fisiologicamente nella fase calante, non, avevamo già preventivato che dal weekend scorso ci fosse già meno afflusso. È chiaro che anche solo il leggere notizie piuttosto allarmanti, a volte anche molto, molto così, insomma, che incutono qualche timore nelle persone, già di per sé queste portano a un calo fisiologico di quelle che saranno le presenze nella manifestazione e in tutte le sue sfaccettature. Poi, se dovessero venire fuori altre idee, tipo quella dei tamponi, anche ai vaccinati o cose analoghe, è chiaro che vedremo come gestire la cosa. La ritengo piuttosto improbabile, piuttosto di difficile applicazione, perché faccio un esempio, il prato è uno spazio aperto, diventa un pochino difficile controllare chi entra e se ha il tampone, ammesso che questa sia la soluzione. Vediamo, siamo in attesa, ma con l'animo sereno. Ecco, quindi nel caso anche ci fossero ulteriori restrizioni, comunque l'iter naturale della città del Natale, secondo lei, potrà concludersi normalmente? Ecco, non ci sarà un cambio brusco, insomma, anche delle date? No, noi abbiamo come programma quello di arrivare fino al 9 di gennaio, quest'anno addirittura avevamo anche un po' allungato la durata della manifestazione. È chiaro che se ci dovessero essere misure drastiche, valuteremo anche il da farsi. Ad oggi e ad ora soprattutto, perché siamo un po' in anticipo con le decisioni, noi continuiamo nel nostro programma. Vediamo un attimo quello che succede. Se ci dovesse essere proprio dovessero essere presupposti per dire anticipiamo una chiusura, la valuteremo. Non credo che questi ci possano essere, insomma. Però Ecco. ripeto, siamo piuttosto sereni perché abbiamo preso tutte le nostre precauzioni, quindi Bene, siamo a vado posto. dal rappresentante provinciale dei locali e ecco, ovviamente dal suo punto di vista, Lanini, come si prospetterebbe questa nuova stretta quando, insomma, i locali, le discoteche sono stati gli ultimi a riaprire? Già, insomma, si sono alzate polemiche in città ad Arezzo per alcune feste studentesche. Ecco, qual è il suo commento su tutto questo? Ma il commento è che non, cioè, stringiamo un po' troppo le corde, nel senso abbiamo concordato con il governo del Super Green Pass per stare aperti anche in zona gialla, eccetera. Poi ora vengono fuori con il discorso dei tamponi. Capisco che la fase è delicata, che il virus sta aumentando, i contagi stanno aumentando, eccetera, però non si può, diciamo, fare delle cose dove
dopo non si riesce a gestire, diciamo, perché fare i tamponi a tutti dipende anche poi come decidono di farli fare, perché le farmacie o chi fa i tamponi oggi è intasato dalle richieste. Il tampone per entrare in discoteca, come pretendono loro, quale sarebbe il tampone? Il tampone certificato o il tampone che facciamo noi all'ingresso? Cioè, non c'è chiarezza, però mi sembra che si vada verso una fase di troppo restrizione, troppo restrittiva, diciamo. Secondo me non... Ecco, quindi mi sembra di capire dalle sue parole che la paura è quella che con troppe regolamentazioni, con troppe limitazioni, poi alla fine si scoraggiano le persone a tempo libero. Sì, anche il cliente dopo non è più, il cliente non è più, diciamo, libero di venire in discoteca, perché c'ha troppi vincoli, cioè già con Super Green Pass avevamo stretto, ripeto, le corde. Con il tampone diventa eccessivo, perché poi il cliente il tampone se lo deve pagare, per cui diventa anche un costo, perché ogni volta che va in discoteca... Invece, ecco, poi ci ritorniamo, perché andiamo in pubblicità tra qualche istante, solo una piccola sollecitazione iniziale, poi riprenderemo questo argomento. Cosa ne pensa delle feste studentesche che sono state organizzate per questa sera? C'è stato, ecco, questo... commento forte anche delle famiglie sulla situazione. Ripeto, capisco la preoccupazione di tutti, la fase è delicata, e, diciamo, però comunque bisogna continuare a convivere con questo virus, bisogna impararci a convivere e bisogna cercare di tornare a una socialità più possibilmente più normale. Chiaro che se di ogni cosa si chiama allarmismo, è difficile, diciamo, tornare un po' alla normalità, non dico tanto, ma un po' alla normalità. Va bene, allora noi torniamo, torniamo su questo. Torniamo su questo tra pochissimo, andiamo qualche minuto in pubblicità, vi chiedo di restare collegati sia Stefano Lanini che a Simone Chierici, a tra poco. Grazie.